Allora, restiamo sui mercati, siamo in collegamento con Salvatore Gazziano, il Soldi Expert. Buongiorno Gazziano, ben ritrovato. Eccoci, Gazziano ci sente? Sì, la sento, buongiorno. Eccoci, allora le volevo chiedere un po' un giudizio facendo un bilancio di queste trimestrali, ne stanno arrivando delle altre, però ecco, facendo una prima panoramica, sta arrivando una risposta molto convincente, possiamo dire, dai grandi gruppi di Piazza Affari. Sì, decisamente stavamo vedendo prima, le scorse settimane commentavamo le trimestrali veramente molto buone che arrivavano dagli Stati Uniti, anche in Europa, Francia e Germania, tranne poche sorprese negative, un'onda molto positiva e anche i dati che stanno arrivando dalle trimestrali italiane confermano un ottimo andamento delle imprese, soprattutto nel secondo trimestre, anche in settori come quello automobilistico, che avevano un po' fatto temere una frenata molto forte dei profitti per i colli di bottiglia Ecco, sì, dovuti. volevo partire proprio da Stellantis, noi abbiamo parlato tante volte, lei si occupa proprio di automotive, sono dei numeri eccellenti sotto molti aspetti, Graziano. Sì, decisamente molto forti, che tra l'altro contrastano con i dati che ieri sera abbiamo Esatto, sulle ricevuto immatricolazioni. sulle immatricolazioni in Italia, che sono arrivate a un meno 20, ma è un meno 20 addirittura su lo scorso anno, che già era stato un anno terribile. Però i dati di Stellantis ci dicono che invece a livello complessivo di gruppo, Fiat Chrysler e Peugeot, ormai questa unità che grazie a Tavares sta dimostrando di essere veramente un ottimo manager, sono molto forti, dovuti soprattutto ancora all'onda lunga dei SUV negli Stati Uniti e in Europa macinano numeri pazzeschi, continuano a essere, diciamo, la vera architrave della redditività di questo gruppo, tanto è vero che addirittura nel secondo trimestre la redditività del gruppo Stellantis è stata ben superiore alle aspettative, anche quelle che erano previste, diciamo, del piano industriale, che probabilmente verrà aumentata, diciamo, le previsioni di redditività. Quindi sicuramente molto buoni dati di Stellantis, buoni dati che avete già commentato, sono curioso di sentire alle 9:15 Philippe Donnet su Generali, come buoni anche i dati che sono arrivati ieri da AXA e quelli che stanno arrivando in Francia dalle banche principali, da Société Générale piuttosto che da Paribas. Quindi diciamo sicuramente un quadro molto positivo che diciamo, conferma che i mercati poi non è che chi si diciamo, pone dubbi sui prezzi molto sostenuti dell'azionario si confronta con dati che le società che producono prodotti e servizi in realtà stanno veramente generando dei flussi importanti, ben più significativi di quelli che si possono trovare in termini di confronto sul mercato obbligazionario reale, dove i rendimenti oggi sono negativi dell'1,1%, addirittura se guardiamo il mercato azionario e obbligazionario americano. Gazziano, scusi se resto su Stellantis, perché le volevo chiedere, anche nel comunicato di presentazione dei numeri viene sottolineato l'importanza dell'elettrico, ci saranno nuovi modelli, nuovi veicoli elettrici. Quanto, diciamo, può crescere in questa direttiva il gruppo? Beh, diciamo che ormai i dati, anche quelli delle immatricolazioni, dicono proprio che ormai quasi un quarto del mercato Che sono in è arrivo fatto. 21 veicoli elettrici. Questo è, diciamo, è un plug-in in 2 anni. Sì, ormai il mercato, appunto, dicevo, quasi un quarto dei consumatori ormai si orienta sull'elettrico e stiamo vedendo i dati del mercato del diesel e in discesa, ormai è diventato meno di un quarto del mercato e sicuramente Stellantis sta in tutti i sensi premendo sull'acceleratore con queste 11 nuove uscite nei prossimi 24 mesi, puntando sull'elettrificazione anche di tutto ciò che riguarda la parte dei furgoni, che ha una grande importanza per un gruppo come Stellantis, quindi non solo per quello che riguarda la parte automobilistica, si parla anche di furgoni anche a celle di idrogeno. È un
driver di questa società e anche e soprattutto sarà molto importante vedere quello che riguarda anche però i risvolti sul nostro paese di tutto ciò che riguarda questa conversione per quello che significa un modello che bene o male ha creato dei poli molto importanti nel settore dell'automotive in Italia, di cosa succederà per quello che riguarda la localizzazione sarà molto importante. Vedere il progetto, quello che è stato annunciato dalla cosiddetta Gigafactory a Termoli, perché questo significherà anche mantenere sul territorio una capacità anche di eccellenza e di competitività del nostro mercato dell'auto, che altrimenti, ricordiamo che sullo sfondo di tutto ciò che si parla dell'elettrico, si parla comunque di qualcosa che rischia di portare altrove il centro strategico del mondo dell'automobile e sempre più lontano dall'Italia, ma anche possibilmente dall'Europa. Quindi la sfida che in questo momento i grandi gruppi automobilistici occidentali stanno affrontando non è una sfida che va guardata solo nel breve, perché sappiamo benissimo che è stata anche la Cina di fatto a imporre questo cambio di marcia nei confronti della transizione verso l'elettrico per liberarsi da un predominio e un monopolio soprattutto statunitense e occidentale, e qui sappiamo bene che c'è tutto il discorso della filiera dove diciamo, i risvolti del mercato dell'auto per un investitore di medio-lungo periodo devono essere guardati, diciamo, su oltre le trimestrali. È indubbio che alcuni gruppi si stanno comportando bene, tra l'altro non l'abbiamo commentato, anche BMW ha dato i risultati questa mattina e sono anche quelli strepitosi, addirittura l'utile è passato credo da 300 milioni a 7 miliardi, 4 miliardi e mezzo nel secondo trimestre, e soprattutto sono i gruppi tedeschi ancora i più forti, anche perché sono i meglio posizionati sul mercato asiatico e in particolare su quello cinese dove ormai si fanno un terzo dei volumi. Graziano, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buongiorno.